Sistema internazionale delle unità di misura. Che cos'è il sistema internazionale delle unità di misura? Quello con cui voi siete stati abituati e siete adesso, poiché avete fatto la scelta di essere ingegneri, tendenzialmente trovate su tutti i vostri libri. Questo sistema internazionale, la cui sigla è SI, d'accordo? È un sistema internazionale che nasce da un accordo internazionale del 1960. Attenzione, dal 1960 è l'accordo della Conferenza Generale Internazionale dei Pesi e delle Misure che definisce questo sistema che andremo un momento a descrivere. Prima c'è una lunghissima storia che parte da un'altra data fondamentale, che è 1789, la Rivoluzione Francese. Il momento in cui la rivoluzione, virgolette, e l'illuminismo prendono in mano la situazione alla Renzi, speriamo che succeda anche questo, ma non è difficile. Che cosa fa? Tra le prime delibere, quindi 14 luglio 1789, nell'Assemblea Generale di Francia del 1790 gennaio, viene dato ordine a un certo numero di scienziati, in cui ci stavano nomi forse che avete sentito dire, c'è un Lavoisier, c'è un Lagrange, nomi che avete sentito dire, di fare sulla base dei principi della rivoluzione un sistema metrico decimale universale. Perché c'è bisogno di questa affermazione? Perché pensate che quando il Re Sole fa gli stati generali, no? Ve l'hanno fatto studiare la storia, vi hanno riempito la testa di tante cose. Negli stati generali di Francia, per far capire al re che qualcosa non andava, qualcuno gli disse: guarda che nella sola Francia ci sono attualmente 2000 unità di misura. Stiamo parlando degli inizi del 1700. Perché c'erano 2000 unità di misura? Perché la storia della metrologia è collegata fondamentalmente al commercio. La necessità di fare misure esatte è connessa al momento in cui dal baratto si è passato al commercio. Che cos'è il commercio? È una transazione che si basa su che cosa? Sulla quantificazione della merce, e cioè sul saper misurare la merce e le sue caratteristiche, giusto? Allora, da quando io innesco il mercato, da quel momento io ho bisogno di regole che stabiliscono le unità di misura, altrimenti c'è una confusione incredibile. Pensateci un momento. Chi deteneva questo potere nelle organizzazioni storiche delle varie civiltà che si sono succedute? I mercanti. No. No, perché i mercanti vengono dopo. Se voi andate a studiare e andate al Museo Egizio di Torino, vi invito a farlo perché è una delle cose più belle che abbia visto nella mia vita. Nell'organizzazione chi deteneva il potere delle misure erano i sacerdoti. Ok? Quindi il sacerdote, e
quindi la classe sacerdotale deteneva i campioni di misura. Diceva, sta affermando le solite cose che ci hanno fatto studiare. Sapete che cosa, qual era l'organizzazione, lo sapete sicuro, dell'antico Egitto? La cosa più complicata per mantenere la società secondo l'ordine che loro avevano costituito. Il fatto che il Nilo, sapete bene, esonda due volte all'anno e nell'esondare rende fertili, se voi adesso fate, andate a prendere dal satellite, ancora si vede, c'è una fascia verde intorno al Nilo che è la fascia nella quale io riesco a fare l'irrigazione. Da 2000 anni e più, qual era il problema? Che una volta che era esondato il Nilo, le proprietà terriere dovevano essere ristabilite, e le proprietà terriere valevano tanto di più quanto più vicine al Nilo erano, perché ovviamente era molto più probabile che venivano irrigate. Il potere di fare questa operazione ce l'aveva la classe sacerdotale. Bene, se voi andate all'organizzazione della meteorologia fino al 1789, l'organizzazione della meteorologia e del commercio sta in mano a chi? Ai nobili e ai sacerdoti, che avevano avuto il potere dai vari regnanti di stabilire le unità di misura per il commercio. Il che significa, ma ce ne sono tanti di esempi, che nell'operazione che dava luogo allo scambio commerciale di tutte le merci agricole, detenere il campione significa praticamente condizionare il sistema. Chiaro? Allora, ritornando al discorso del sistema metrico decimale, fino al 1789 l'operazione delle unità di misura era potere assoluto del monarca e della classe nobile. Perché il pollice è 2,54 centimetri o il piede è 0,95 metri? Sono misure che ogni tanto continuate a sentire. Perché Enrico VIII era un pezzo d'uomo enorme, c'aveva un pollice da 2,54 e c'è nel museo che sta a Londra un bellissimo quadro che fa vedere che misuravano la distanza tra il naso e il pollice di Enrico VIII, quello era la iarda. Cioè, io sono il re, io sono un'unità di misura e su questo organizzo il sistema. Immaginate che confusione c'era quando via via gli scambi dovevano diventare internazionali e non più scambi limitati al mio regno. Chiaro? Guardate l'evoluzione della storia delle misure da questo punto di vista. Fino al 1789 c'era un'organizzazione nella quale le classi nobili detenevano il potere di misurare su delega del re, quindi ognuno faceva quello che voleva. Questo comportava tutta una serie di problemi che vi posso garantire poi davano luogo alle cose che in qualche maniera si stanno ripetendo in altri eventi, perché quando voi rendete le regole predominanti rispetto alla sostanza, noi in questo momento in Europa stiamo morendo di regole, così come si moriva di regole quando si arrivava qui a Ceprano, dove c'era
il confine del regno, chiaro, il regno arrivava fino a Ceprano, si estendeva fino, virgolette, all'Abruzzo, all'Aquila, eccetera, no? Quindi siamo ancora il regno delle due Sicilie, giusto? Poi abbiamo perso una guerra perché in parte l'abbiamo voluta perdere, in parte gli inglesi tradirono, eh? I 161 bombardamenti che subì Gaeta dalla flotta inglese e da due navi piemontesi sono la punta dell'iceberg di un tradimento e di una incapacità, perché invece di dire tienete la Sicilia insieme agli amici mafiosi che già ci stavano, io mi metto qua a Reggio Calabria e poi dire si passa. Okay. Eppure se passi con le strade di allora, anche adesso se prendo l'autostrada è la stessa cosa, ci metti circa 4 mesi per arrivare a Napoli, no? Invece con grande intelligenza, persa la Sicilia, ci siamo ritirati a difendere Napoli in capitale, gli abbiamo lasciato tutto lo spazio possibile e immaginabile, per cui 1000 persone conquistarono l'Italia, è possibile, no? Siamo noi che l'abbiamo voluta perdere. Chiaro. E poi è successo quello che è successo, okay. Che poi questo discorso era maturo, i tempi erano particolari, un certo Cavour aveva capito certe cose, aveva mandato 850 bersaglieri in Crimea per far parte del sistema, essere virgolette favorito nelle sue alleanze franco-tedesche, ma questa è un'altra cosa, noi abbiamo perso volutamente perso, perché gli inglesi ci hanno tradito. Se gli inglesi continuavano a difendere l'alleanza che c'era, rimanevamo il regno indipendente. Vabbè, torniamo a noi, scusate, ho fatto una piccola considerazione sulla quale poi ovviamente ci divertiamo insieme. Allora, sistema internazionale, figlio del sistema metrico decimale della rivoluzione francese, perché la rivoluzione francese una cosa c'ha, che quando decide poi attua, quindi 1790, un anno dopo la rivoluzione, si partorisce questo sistema metrico decimale. Attenzione, qual era la potenza di questa decisione? Il fatto che le unità di misura erano decimali. A quel punto è molto più semplice governare un sistema di unità di misura decimali con le varie decadi, che invece governare un sistema, e la maggior parte dei sistemi erano duodecimali. Il sistema duodecimale è un fatto che è connesso a un fatto di tradizione, ma nella realtà, se ci pensate, noi teniamo 10 dita, però, e le signore forse sono più brave di noi, ancora oggi le maglie, i calzini, le mutande si vendono a grosse, cioè quando voi fate una transazione commerciale si comprano 144 pezzi. C'è un'organizzazione stranissima del commercio basata su 12. Perché? Perché 12 è divisibile per 3 e per 4, e quindi io posso comprare, virgolette, per 3 e per 2, scusa, o 6 o 4, facendo un'operazione semplice, perché 12 diviso 4 è 3 e quindi il prezzo è un terzo, e 12 diviso 2 è 6, invece 10 è divisibile 5 per 1. Sembra una stupidaggine, ma questa scelta del 12 aveva condizionato fortemente, condiziona ancora, chiaro? Condiziona ancora. Tutto l'altro invece, dal punto di vista dell'organizzazione, il sistema metrico decimale è molto più efficace, siete abituati,
ormai voi siete abituati a scrivere le grandezze con espressione decimale, conseguenza di quella scelta. E cioè scrivete un numero e cioè poi ci mettete 10 a meno 1, 10 a meno 2, 10 al quadrato, 10 alla dodicesima, eccetera. Allora, la scelta parte da un'affermazione che sembra una banalità, ma che è poi quella vincente, perché dice le unità di misura. Attenzione, siamo nel 1789, inizi del 1800, la rivoluzione industriale non è ancora partita, ma si sente l'esigenza di mettere ordine per razionalizzare i commerci. E la scelta parte da un'altra considerazione. Cosa si misurava nel 1789 a livello di commercio? Cioè le merci, come si vendevano? Che merci erano in gioco nel commercio mondiale? Si dovevano misurare le lunghezze per quanto riguarda tutta la parte tessile e tutta la parte, virgolette, meccaniche. Le superfici per quanto riguarda le proprietà terriere, i volumi per quanto riguarda il commercio dei fluidi. Quindi il primo problema è determinare l'unità di misura della grandezza, lunghezza, perché quella condizione, da un lato il commercio dei tessuti, dall'altro, essendo poi collegata ovviamente alla superficie le proprietà, e poi i volumi, giusto? Ciascuno regno o ducato aveva la propria unità di misura. Immaginate che confusione che c'è. Arriva la rivoluzione francese, arriva Napoleone e rende definitiva un'operazione di scelta dell'unità di misura, non più collegata al dito di Enrico VIII o al braccio di Luigi XIV, ma collegata a un fatto che doveva essere universale. E in particolare, qual è questo fatto? Da dove nasce il metro? Che significa misura, ricordate? Ricordate qualcosa? L'anno del 50.000 volte. La 40 milionesima parte del... Giusto? Ve lo ricordate questa cosa? Allora, che cosa c'è dietro questo? Una scelta universale. Devo prendere un qualche cosa che non dipende più dall'uomo, ma dipende dal pianeta, virgolette, o dallo spazio. Bene, se voi andate sul mappamondo, esiste un meridiano che collega perfettamente, ed è francese al 95%, Barcellona e Dunkerque. Ci sono due città che sono collegate e sono collocate su un arco di un quarto di meridiano. Quindi un quarto di meridiano, tutto francese, che era stato già misurato dagli scienziati dell'Accademia di Francia e viene rimisurato facendo tutta una serie di misurazioni incredibili, e questo quarto di meridiano, quindi questo valore diviso 10.000, dà il valore dell'attuale metro, giusto? E risponde al criterio illuminista di determinare un'unità di misura universale e quindi riproducibile dovunque. Non è più un campione che è legato all'uomo, è un campione che io posso comunque
rimisurare e rideterminare quanto voglio, perché è connesso a un qualche cosa di universale, giusto? Quindi il metro è la 40 milionesima parte dell'arco di meridiano. Non ve le scrivete queste cose, perché tanto non sono per farvele capire, non ve le chiederemo mai all'esame, ma è proprio per farvelo capire che dietro questo ci sono tutti quelli che ci hanno preceduto. Chiaro? Ricordatevi la bellissima frase che dice Bacone: noi siamo dei nani sulle spalle dei giganti. Prima di noi ci sono state persone con gli attributi ottagonali che hanno fatto cose inenarrabili. È così. Siamo figli di un sistema e di una civiltà, quindi bisogna ricordarle queste cose, perché fa parte di un processo mentale di cui noi siamo ancora attuatori. E voi non ci credete, ma è così. Allora, metro. Poi che ci sta? Ve lo ricordate l'altro? Metrico decimale, che ci sta dopo? Lunghezza. E poi che ci sta? Massa. Massa e non peso, massa e non peso. Ricordate. Chilogrammo. Nei primi 4 anni il furore illuminista porta a questa follia: io stabilisco il metro e poi un decimetro cubo del fluido universale acqua diventa la mia unità di massa. Bellissimo, a quel punto basta che stabilisco il metro, ho stabilito l'unità di lunghezza, l'unità di superficie, l'unità di volume. L'unità di massa è la conseguenza della scelta del metro, giusto? Quindi un decimetro cubo del fluido più diffuso su questo pianeta diventerebbe l'unità di massa, il chilogrammo massa. Ci mettono 5-6 anni, attenzione, siamo agli inizi, la chimica non era ancora definita, ad accorgersi che se io a Firenze, a Cassino, a Parigi faccio questa operazione di riempire un decimetro cubo di acqua, il risultato come unità di massa è diverso, a causa del fatto che l'acqua c'ha una serie di sali disciolti e tutta una serie di considerazioni che ovviamente ormai per noi sono evidenti, ma all'inizio non c'era questa evidenza perché non conoscevano la chimica. Chiaro? Quindi ancora non c'era la conoscenza che noi abbiamo. Quindi dopo 4-5 anni si rendono conto che non basta il metro, che ci vuole qualche altra cosa, che non può essere il decimetro cubo di acqua, ma è un qualche cosa che pesa allo stesso modo di un decimetro di un cubo di acqua distillata, eccetera, eccetera. E fanno il chilogrammo massa, cioè quel cilindretto di platino iridio che forse avete visto e che è depositato a Sèvres, che è una contraddizione, perché voi dovevate fare un sistema universale, immateriale, riproducibile, con le lunghezze l'hanno fatto, con il chilogrammo massa, ancora oggi noi abbiamo un chilogrammo massa che sta conservato a sé in una cassaforte sotto 3 campane e che rappresenta il valore della massa a livello universale. È una contraddizione, perché quella è una forzatura, è come il dito di l'ottavo. Quando io materializzo un campione e non lo rendo indipendente dalla realizzazione, ho fatto una forzatura di sistema. Però dovevano andare avanti e quindi fanno il sistema metrico decimale, il sistema di Napoleone,
sul metro, sul chilogrammo, che è un cilindretto di platino e litio, al 10%. E la terza unità di misura qual è? A quel tempo. Il tempo. Allora, lunghezza, massa e tempo. Così come nella massa, anche nel tempo, nei primi 5 anni, avviene un casino. Se vi andate a leggere qualche cosa della Rivoluzione francese, vedete che gli editti sono espressi con nuovi nomi, quindi riorganizzano l'anno in 10 mesi di 5 settimane l'una, cioè fanno un bordello che voi non immaginate nemmeno, fanno gli orologi a 10 ore, ok? Succede un casino, ok? Se voi andate a leggere, nel 1802 la Repubblica Cisalpina manda a dire a Napoleone: ci siamo d'accordo su tutto, sulla metro e sul chilogrammo, ma sul tempo non riusciamo a tenere il sistema in piedi, perché poi che cosa succedeva? Organizzate il tempo a settimana di 10 giorni, i contadini si incazzavano, i sacerdoti non potevano dire la messa secondo l'ordine che era di 7, giusto? E non vi dico e non vi conto che cos'era l'organizzazione del sistema, per cui capiscono che la rivoluzione rischia di non essere così efficace e ritornano al calendario secondo 12 mesi, la settimana, la regola che ogni 6 giorni vi fermate, eccetera, eccetera. Quindi il tempo ritorna indietro perché non è divisibile per 10, perché l'unità di misura diacronica è 24 ore, che è divisibile per 12 e non per 10. Ok? Sembra una banalità, ma è un casino, vi posso garantire che è stato un casino. Fatta questa operazione, poi che cosa succede? Che la rivoluzione va avanti, Napoleone fa quello che deve fare, conquista l'Europa e la costringe a unificarsi sul metro e sul chilogrammo, quindi impone un'unica unità di misura a tutto il sistema. E siccome l'unità di misura è migliore della precedente, perché è organizzata in maniera decimale, poi nonostante tutto quello che succede, quindi la restaurazione, il ritorno ai sistemi feudali, eccetera, nel 1840 la Germania, la Francia ed il Piemonte decidono di adottare il sistema metrico decimale. Il Piemonte è il primo stato italiano che aderisce al sistema metrico decimale napoleonico, lasciando indietro tutto quello che era retaggio del passato. Ok? Vi voglio far leggere la storia dal punto di vista metrologico. Questo imprimatur del 1840 diventa l'elemento fondante della nuova nazione, cioè quando nasce il Regno d'Italia, la prima discussione del Parlamento è come si chiama Vittorio Emanuele, se si deve chiamare Vittorio Emanuele I, perché è il primo re che si chiama Vittorio Emanuele, re d'Italia, o può mantenere il Vittorio Emanuele II. Immaginate una discussione di 3 mesi. La seconda legge, quindi una discussione, il Parlamento è uguale ad oggi, non si faceva uguale. La seconda legge invece è fondante, si adotta il sistema metrico decimale in tutto il regno, e questo sistema metrico decimale ha i risvolti che voi sapete, cioè lunghezza, massa, tempo e unità di misura della moneta.
la lira diventa l'unità che è divisa decimalmente e che è valutata sulla base della parità aurea della Banca Nazionale Italiana. Attenzione, l'organizzazione delle monete su base oro è quella che ha mantenuto il sistema coeso fino a quando qualcuno non si è inventato il monopoli di oggi. Per cui ci sono nazioni come gli Stati Uniti che stampano moneta non avendo più la parità aurea e quindi la stampano, quegli altri stampano l'oro, ognuno stampa. Credo che abbiate capito che il sistema ha perso il riferimento. Prima per stampare bisognava avere una copertura in oro. Quando hanno rotto questo sistema il gioco è diventato come il monopoli, perché ognuno stampa, poi diventa più credibile o meno credibile, ma è carta straccia. Non so se vi è chiaro il problema. E il sistema poi dà luogo alle cose che vedete oggi, in cui ognuno fa quello che vuole. Ci sono stati più forti che stampano oltre quello che è la copertura e ti devi stare perché sono gli Stati Uniti. Non so se vi è chiaro il problema. Allora, torniamo al sistema metrico decimale, se no dite che io riprendiamo il sistema internazionale. Questo sistema 1960 come è organizzato? È organizzato su questa affermazione che continuamente nell'ingegneria applicate. Ci sono sette grandezze fondamentali e queste sette grandezze fondamentali servono per esprimere tutte le altre grandezze. Giusto? Quando fate l'analisi dimensionale e scrivete lunghezza, massa, tempo, ampere, eccetera, eccetera, avete praticamente adottato un criterio in cui voi dite ci sono sette grandezze indipendenti e su queste sette grandezze io posso organizzare un'espressione di qualsiasi grandezza fisica, combinazione di queste sette. Giusto? Quali sono queste sette? Cerchiamo di ricordarcelo. In un ordine che non è casuale, se voi andate su Wikipedia, l'ordine è alfabetico, quindi prima l'unità di misura è l'ampere, perché inizia per A, non è così. La prima unità è il metro, perché poi c'è una sequenza. Quindi lunghezza, massa, tempo. Temperatura termodinamica, attenzione, in quest'ordine c'è anche un ordine di sviluppo di storia della scienza. Quindi lunghezza, massa e tempo erano quelle che descrivevano le conoscenze fino a quando non arriva la rivoluzione industriale. E la rivoluzione industriale, se più o meno siete della scuola di cui faccio parte io, e cioè della parte calda, è la temperatura. Cioè si comincia a governare tutta una serie di processi e di tecnologie che comportano fenomeni collegati alla termodinamica. È così la rivoluzione industriale, no? Per fare certi fenomeni io devo governare con la termodinamica le trasformazioni di che cosa? Dell'energia. Quindi vedete che non è proprio tutto casuale. Allora, grandezza, temperatura termodinamica, sulla quale discuteremo insieme perché è una delle più affascinanti. Poi comincia dopo il concetto che io riesco a fare certe operazioni in un certo modo e a governarle, a trasformare, dopo che faccio la seconda rivoluzione oltre quella della temperatura, elettricità, quindi l'ampere,
quindi il sistema diventa un sistema metrico decimale e poi si aggiungono le grandezze elettriche, le conoscenze della chimica e quindi la mole, dove mi pare che c'è un certo numero, che diciamo che 6 e 0,23, mi ricordo che numero sono, che io non so e non lo voglio sapere e neanche voi lo dovete sapere, però dietro quel numero c'è un concetto fondamentale, il legame fra macroscopico e microscopico, che dovete avere sempre presente. Allora, quando io dico ci sono alcuni di quei giganti che tenevano, è certo, perché Avogadro, che è di Torino, aveva visto certe cose, che non era facile con quei tempi, a quei tempi capire, così come Newton, no? Quelle sono persone che hanno fatto cose inenarrabili, e di fronte ai quali cognomi ci dobbiamo fermare, per dargli un riconoscimento. Pensate che Newton, per scrivere la legge di diffrazione della luce, si chiudeva nel sottotetto con un foro quando c'era la luna piena e si infilava un chiodo nell'occhio e rimaneva cieco per 15 giorni perché doveva deformare la lente e accorgersi. Quindi un pazzo scatenato. Sono i pazzi che fanno progredire il mondo, su questo ci sono dubbi, altrimenti le persone normali fanno parte del sistema. Chiaro. Allora, torniamo a noi. Questo sistema internazionale, quindi basato su, prima cosa, un'organizzazione decimale, ricordatelo, fondamentale, basato su queste sette grandezze, poi che cosa prevede fondamentalmente? Un'organizzazione dietro questo, in cui c'è un concetto che forse voi applicate senza rendervene conto e che applicate in molte situazioni, anche dal punto di vista del rapporto sociale. Cioè, ogni grandezza ha una sua unità di misura e ha un suo campione detenuto dagli istituti metrologici primari. Cosa significa campione? Io oggi sono, anche se ero un po' incazzato ieri sera, sono contento che il regista ha detto che uno dei suoi ispiratori è stato Diego Maradona. Ha detto che lui ha fatto riferimento. Se volete superare l'esame, venite la maglietta del Napoli. Io sono estremamente chiaro. Chi non è tifoso del Napoli parte da meno 5. Andate con Betta. A proposito, vediamo se hanno squalificato a De Rossi. Siamo stati sfortunati, non possiamo mica essere come la Juventus, che uno di che fa il pagone. Signori, allora campione significa, ragionateci etimologicamente, il campione è la massima espressione che la tecnologia mette a disposizione. Il campione di misura è per definizione, per proprio origine della parola campione, il massimo che possa esistere, dal punto di vista ovviamente della virgolette realizzazione tecnologica. Chiaro? Allora, il campione è
di misura è la migliore realizzazione che io ho e so fare alla situazione attuale. I campioni migliorano lì dove è possibile migliorare la tecnologia. È chiaro che il campione di massa non può migliorare, perché è un campione materiale. Il metro, che prima era un campione materiale ed era la barra lunga un 40 milionesimo della misura del quarto di meridiano, adesso non si fa più materiale, ma è un sistema di luce monocromatica, poiché il progresso delle scienze ha fatto in modo che noi sappiamo che esiste una costante che conosciamo perfettamente, che è, qual è la grandezza di cui sappiamo esattamente il valore? La velocità di propagazione nel vuoto della luce è un numero, d'accordo, che è espresso con un numero finito di cifre dopo la virgola, giusto? Allora il metro non si ottiene più dall'operazione che vi ho detto, si ottiene da un sistema laser con una luce monocromatica e con una misura che, sapendo esattamente quant'è la velocità di propagazione della luce, poi mi permette, facendo spazio diviso tempo, di arrivare al valore del metro. Ok, tenete conto che la velocità della luce la conosciamo perfettamente, la misura del tempo si arriva a 10 a meno 16, automaticamente l'incertezza nella realizzazione del campione di tempo è molto bassa. Poi per ogni grandezza c'è un campione definito dal sistema internazionale e detenuto dai vari sistemi, che istituti nazionali, che hanno il compito di disseminare i campioni e ovviamente di renderli disponibili. È una cosa che sembra molto dotta e molto complicata, ma è una cosa importantissima. Perché? Perché io, quando ordino una merce, d'accordo, in Cina, devo essere sicuro che la merce che mi arriva, d'accordo, è stata realizzata secondo le specifiche delle mie capacità di misura. E cioè, se io compro una lastra di acciaio in Cina per poi montarla e assemblarla nello stabilimento qui di Cassino, l'ordine con cui io definisco la merce è basato su che cosa? Su una definizione dimensionale, e quindi quanto deve essere grande, dove ci devono stare i fori, e poi dall'altro lato una definizione di che materiale è fatto, giusto? Tutta questa operazione deve essere governata da un sistema unico, altrimenti voi ordinate una cosa in Cina e poi quando vi arriva non si trova assolutamente col vostro ordine. Quindi c'è un sistema mondiale di scambio delle merci che si basa su che cosa? Sul fatto che le merci devono essere caratterizzate e, virgolette, vendute tramite unità di misura che siano espresse tutte a livello di sistemi internazionali. Avete sentito parlare del WTO, World Trade Organization? Qualche volta l'avete sentito. Sapete che il governo mondiale e gli scambi mondiali passa attraverso il WTO, che è una serie di accordi internazionali che governano lo scambio delle merci, giusto? Bene,
le nazioni che aderiscono al WTO sono obbligate ad avere un sistema di garanzia delle misure basate sul sistema internazionale. Il sistema internazionale è una legge dello Stato italiano. Lo Stato italiano ha adottato per legge il sistema e ha reso obbligatorio l'uso di questo sistema in tutte le transazioni commerciali. Poi ovviamente c'è anche molta viscosità sociale, perché non siamo abituati, perché molte cose vengono ancora percepite e vendute con vecchie unità di misura, ma il trend è verso un'adozione universale di questo sistema. Esempio, per quelli che sono appassionati di automobili, ancora oggi le automobili si vendono con la potenza di 130 cavalli, unità di misura che non è del sistema internazionale, ok? Perché ancora c'è la disabitudine di moltissimi di noi a misurare la potenza in chilo. Ci vuole molto tempo per disabituare le persone e abituarle all'adozione di un sistema diverso. Se voi andate in America, che è una nazione estremamente dinamica, ha adottato il sistema internazionale, nonostante quello che dice Wikipedia, l'ha adottato nel 1967, ok? Quindi questo per dirvi quante stronzate dice questo. Allora, se voi andate in America, ancora oggi trovate le previsioni del tempo e tutto il sistema di misura della temperatura corporale basato sui gradi Fahrenheit. Loro ancora adottano, per quanto riguarda la temperatura ambiente, quella maledetta scala che è la scala Fahrenheit. Oppure, se facendo tanto ricordo andate in un ospedale americano, come avete visto sicuramente per televisione, la prima cosa che fanno è vi mettono il termometro in bocca, cosa che già vi fa schifo in una maniera incredibile, e questo termometro segna 128. Mamma mia, sono guardate, è una febbre fortissima. Ok? Così come quando andate dal medico, il medico vi dice che la pressione arteriosa è 135, perché se vi dovesse dire che è 135.000 ettopascal, voi vi sentite, ma perché siete abituati a 135 che sono millimetri di mercurio, un'unità di misura che ormai dovrebbe essere desueta, però è ammessa al di fuori del sistema internazionale, perché se a una persona dite guarda che tu tieni 135.000, lui dice mamma mia, sto morendo. Allora attenzione, le unità di misura sono un sistema che va a interagire con la società ed è ormai tendenzialmente, uniformemente, il sistema internazionale, ok? Questo sistema, che è basato, vi ho detto, sull'organizzazione sette grandezze fondamentali e tutte le altre derivate, è quello che poi compare certe volte esplicitamente, certe volte implicitamente, quando io esprimo la misura. Chiaro? Quindi, quando voi esprimete, che ne so, una misura di superficie, dovete scrivere metri quadri e no MQ, perché il sistema internazionale dice che quando io vado alla superficie metto il quadrato, invece trovate ancora atti notarili che sono espressi in MQ.
Che cos'è MQ? Non sappiamo che cosa sia. Ok? Ancora nelle proprietà terriere agricole le terre si vendono a morci. Cos'è il morcio? Boh, dal punto di vista dei metri quadri è complicato da trasformare, perché il moggio era un'unità di misura che nasceva da una valutazione molto pragmatica, che era la quantità di terreno che io riuscivo ad arare in una giornata di lavoro con un burro. Chiaro? Sono fatti ovviamente oggettivi, sono fatti pragmatici, che però si oppongono al concetto di universalità che sta dietro l'organizzazione internazionale, che deve garantire che tutto sia riconducibile alla stessa lettura. Questi problemi sono tanto poco compresi che moltissimi poi nella vita pratica si vanno a scontrare e fanno certe figure nere, quando per esempio dico la mia barca va a 30 nodi all'ora, quanti nodi fai? Io c'è un'accelerazione, perché i nodi è un'unità di velocità. Da che nasce il nodo? Che è la velocità con la quale si, virgolette, giudicano le barche. Non lo sapevo. Come facevano a misurare la velocità sulle barche? Sulle navi. C'avevano una corda che aveva dei nodi equidistanti, la buttavano a mare e siccome ovviamente c'avevano un piccolo galleggiante, dal numero di nodi che riusciva a galleggiare si capiva la velocità della nave. Quindi lanciavano questa corda. Se la corda, la nave andava veloce, riusciva a tenere 5, 6, 18, 20, 30 nodi. E cioè era un modo pragmatico per calcolare la velocità della nave. Ma è ovvio che la velocità non può essere in nodi. Chiaro? Deve essere in metri al secondo. L'unità di misura della velocità è in metri al secondo. Dice, ma a me mi hanno fatto la multa in chilometri all'ora. All'inizio del codice della strada è stato inserito una dichiarazione nella quale si dice, nelle strade italiane, nonostante che si adotti il sistema internazionale, sono autorizzate le misure di velocità. Perché? Perché ci fu uno che fece obiezione su una multa di Autovelox dicendo, ci stava scritto 50. Io so che si adotti il sistema internazionale, quindi per me sono 50 metri al secondo. Di conseguenza la velocità che 50 metri al secondo in chilometri all'ora sono un numero incredibile, vale circa 220 chilometri all'ora. Quindi io stavo sotto i 50 perché ho interpretato che in Italia era valido il sistema internazionale. Allora hanno dovuto aggiungere nel nuovo codice della strada che in contrasto con la legge italiana che impone che qualsiasi grandezza deve essere espressa secondo il sistema internazionale, la velocità degli autoveicoli può essere espressa in chilometri all'ora. Allora, tornando e chiudiamo perché siete stanchi, anche io. Allora, vediamo di fare una sintesi di oggi, così poi costruiamo il domani. Qualsiasi dato di misura deve essere espresso sempre con una grandezza e un'unità di misura che fa parte del sistema internazionale. E questo dato per legge in Italia è così. Di conseguenza, quando voi fate un progetto da ingegneri italiani, dovete per forza utilizzare grandezze del sistema internazionale. Quelle che non sono previste nel sistema internazionale non sono ammesse. Questo è il primo discorso. Secondo discorso, vedremo, e lo vedremo la prossima volta, io devo comunque, nell'esaminare il funzionamento di uno strumento, tenere a mente che lo strumento di solito
funziona in questo modo, e cioè c'è un ingresso e un'uscita. Allora, l'ingresso chi è? Il misurando. Cioè, io sto misurando la lunghezza di questo tavolo, l'ingresso chi è? La lunghezza. Chiaro? Quindi, da un lato c'è il misurando e dall'altro c'è il segnale di misura. Quindi c'è sempre un valore del misurando e da questa formula ad un valore del misurando non corrisponde biunivocamente un valore di misura, ma corrisponde una fascia di valori, perché al valore del misurando corrisponde il valore x più questa fascia di valori che è l'incertezza di misura. E cioè, che significa? Che io quando leggo questo mio orologio o il vostro orologio o il vostro tachimetro, so già che la mia lettura è un numero, in questo momento sono le 17, brutto numero, ok? Poi che cosa devo andare a vedere? La lancetta delle ore e le 17, poi la lancetta dei minuti. Dove sta la lancetta dei minuti? Ovviamente la determinazione di dove sta è funzione di quel ragionamento che abbiamo fatto insieme sul potere separatore dell'occhio. Quindi il mio quadrante può al più avere una virgolette definizione della posizione pari a un millimetro. Quanto vale quel millimetro? Di norma nei minuti vale un minuto, giusto? Quindi quando io leggo sono autorizzato a leggere il mio orologio dicendo sono le 17:01, significa che sta fra 0 e 01. A quel punto, quando ho detto 01, ci devo aggiungere più o meno un millimetro. Chiaro? La stessa cosa vale sul tachimetro, la stessa cosa vale sul termometro per la febbre. Quando voi leggete il vostro termometro, l'incertezza di lettura del vostro termometro è un decimo di grado. Quindi voi supponete che la temperatura che ha misurato il vostro termometro, d'accordo? Che è, supponiamo, 37,8, va bene? Quel 37,8 è 37,8 più o meno un decimo, quindi potete avere 37,7 o 37,9. Questo è quello che potete fare come analisi solamente conseguenza dell'incertezza di lettura. Poi, se voi lo avete, virgolette, messo sotto la scena, o secondo i nostri costumi, o lo avete messo nel cavo orale, secondo i costumi anglosassoni, chi è più preciso per la misura della grandezza febbre? Che vi ricordo è la temperatura del sangue che circola all'interno del vostro corpo. Se andate a vedere nei libri di fisiologia, la temperatura che voi dovete misurare è la temperatura del sangue, che di norma è 36,4 per non avere stati di alterazione febbrile. Ok? Bene, quando voi lo mettete sotto l'ascella, se noi andiamo a fare un'analisi insieme, ci accorgiamo che se l'ascella è stata perfettamente pulita e asciugata, allora il 37,7 o 37,9 è l'incertezza su cui noi possiamo stare tranquilli. Ma se invece lo fate sotto uno stato di alterazione e vi dimenticate di asciugarvi l'ascella,
misurate la temperatura del sudore, che non è quella dello stato febbrile che vi caratterizza. Quando invece, secondo il modello anglosassone, lo mettete nel cavo orale, il cavo orofaringeo è una membrana fortemente irrorata e la temperatura della saliva è esattamente uguale a quella del sangue, perché la saliva è un fluido che viene emesso fisiologicamente per motivi di lubrificazione e predigestione. Il sudore viene emesso per evaporare, giusto? Quindi voi, quando misurate la temperatura involontariamente del vostro sudore, state misurando la temperatura di un fluido che deve raffreddare e quindi deve aiutarvi a traspirare. Allora, è sbagliato misurarsi la febbre secondo il metodo nostro. Noi rischiamo, per motivi connessi molto probabilmente a fobie sessuali che sono molto diffuse nel cattolicesimo, di misurare male, quando invece potremmo utilizzare l'altro metodo, che comunque è utilizzato dovunque, è certo, perché deve essere una cavità fortemente irrorata. Dai, figli, non ce n'è. Quando c'è un bambino e sta preoccupato, non ce lo mette mai sotto, perché il punto più caldo è quell'altro. Allora vi posso garantire, perché io vi auguro di averne, io ne ho avuto tre. Il momento in cui il bambino ha la febbre è il momento in cui si perde completamente, diciamo, il ben dell'intelletto, no? Per cui ci si preoccupa, perché una delle poche cose che abbiamo appreso è che non si ha mai la febbre molto forte, ci possono essere danni cerebrali. Quindi quando la febbre è 39 ci si preoccupa. Per essere sicuri bisogna metterlo o nel cavo orale, ma ovviamente il bambino è pericoloso, oppure in altre cavità, perché quella è la temperatura che dà maggiori garanzie. Chiudiamo con una cosa che vi racconto, perché sicuramente molti di voi sono liceali, vengono dal liceo. Molti anni fa, inizio di questa mia carriera qui, mi telefona mia cugina, che è un'ansiosa di prima categoria e professoressa di greco e latino, e mi dice: senti Paolo, io c'ho Stefano che c'ha la febbre fortissima, gliel'ho misurata e tiene 34,5, ma com'è possibile? Scusa, ma che cosa? Ho usato il termometro digitale della Chicco. E ha detto: scusa, ma com'è possibile? Io ho un termometro precisissimo. Dove gliel'hai messo? Pensando, ci gliel'ho messo fra le dita. E perché ce l'hai messo fra le dita? Dice: ma quello è un termometro digitale. E ho detto: sì, ma quello è digit, non è digitale secondo il latino. Mi dice: ah, questo povero bambino, te ne vedi il coso che ho subito. Vi giuro che è vero. E cui chiaramente le 34,5, perché te ne ho dita e cuscino.